Ciao a tutti! Oggi nuova video ricetta. Oggi andremo a preparare una torta cocco e Nutella. Qui con me ad aiutarmi a farmi d'assistenza ci sarà la mia zia Paola, che vive a Firenze ed è venuta qui per stare con noi nelle vacanze. C'è anche nonna Teresa che vi saluta. Ciao a tutti! Oggi ci ha preparato il timballo. È un giorno speciale, c'è mia figlia Paola. Saluta. Ciao. Allora, dopo questo piccolo intro, cominciamo con dire gli ingredienti. Allora, abbiamo bisogno di 3 uova, 150 g di farina, una bustina di lievito per dolci, 200 g di zucchero, 120 g di farina di cocco, 100 ml di latte e 100 ml di olio. Poi abbiamo bisogno di Nutella quanto basta e farina di cocco quanto basta. Potevo fare anche una ricetta toscana visto che c'è Paola. È vero Paola. È vero zii. La prossima. Ma perché vivi in Toscana Paola? Diciamolo. Si è sposata per amore, si è trasferita, è felice così. Cosa ti manca di più nel nostro paese? Sei scappata, ti manca il mare, sei commossa. Andiamo con la preparazione della ricetta. Ora, come prima cosa, la zia andrà ad amalgamare le uova con lo zucchero e lo andrà a fare con l'aiuto dello sbattitore elettrico. Adesso aggiungiamo metà della farina e poi il bicchiere di latte. Aggiungiamo anche la farina di cocco. Come è ordinata zia Paola? E per finire il lievito. Adesso versiamo l'impasto in una tortiera imburrata e infarinata. Chiara, ti ricordi quando eri piccolina, venivi a casa della nonna e dicevi: nonna, mi fai fare i biscotti? Sì, nonna, mi ricordo. E anche mi divertivo a pasticciarti la cucina con la farina. E alcune volte, devo essere sincera, i biscotti che preparavo erano anche molto buoni. È vero. Il tempo è passato, nonna. Sei grande e io sono quasi invecchiata. È vero. Vi ricordate quando nonna Teresa nei primi video non voleva parlare? Adesso ci racconta le sue storie. È vero. È pronta da infornare. A questo punto siamo pronti per infornare. Andiamo a infornare a 180 gradi e i tempi di cottura ve li dirò dopo per essere più precisa. Nel frattempo che il dolce è in forno, ci prendiamo una bella tisana e ci facciamo due chiacchiere. Che tisana hai preparato? Una tisana al finocchietto. Scotta. Adesso vi facciamo conoscere un po' la nostra famiglia, se vi fa piacere. Allora, la nostra famiglia è composta da nonna Teresa, che ha 3 figlie. Mia mamma, la zia Paola, che oggi è qui con noi,
E da un'altra mia zia, che oggi non è qui con noi, però la voglio salutare e voglio anche mandare un abbraccio alla sua piccola, la mia cuginetta, che è nata da poco. Ciao Luisa, un bacio, Beatrice. Ciao zia Luisa, ciao Ciao, piccola. ciao Luisa, ciao Beatrice. Io sono diventata zia per la prima volta, sono contentissima. Anch'io cugina per la prima volta. La zia Paola invece è già una bella nipote, Chiara. E nonna Teresa ha due nipoti. Allora, due regali. Uno Adesso per la piccola Chiara e uno per la piccolissima Beatrice. quando cresce Beatrice dovrei far fare biscotti anche a lei. Ci proverò. Dobbiamo vedere se ha questo hobby come Chiara. Due biscottini non ci stanno oggi. È vero, no, neanche un biscotto. Adesso li prendo se ne Vabbè, volete. abbiamo già mangiato troppo. Aspettiamo la torta. Aspettiamo la È vero, torta. aspettiamo la torta. Chiara, però hai detto la nostra famiglia è composta, ma hai menzionato solo noi donne, gli uomini non li menzioni. È vero, ora li menziono subito. Allora, c'è nonno Dario, mio nonno, il marito di nonna Teresa, mio papà Patrizio, marito di mia mamma. Che già conoscete, avete visto in qualche video. E poi c'è il marito di mia zia Paola, Silvio, che l'ha portata a vivere con lui a Firenze. Infine c'è anche mio zio Luca, che è diventato da poco papà, e lo saluto, ciao. Infine c'è anche la mia bisnonna, nonna Graziella, e la nonna Teresa si prende cura di lei, e anche lei è qui con noi. Ormai il dolce sarà quasi pronto. Quanti minuti hai messo? 25. Allora, 25 minuti, poi dobbiamo dire che bisogna fare la prova a stecchino. Ovviamente per vedere se il dolce è cotto, Sì. Se è asciutto. Ecco, possiamo sfornare. La torta è cotta, adesso procediamo alla farcitura e dovremo farcirla calda. La farcitura e mettiamo, come dico sempre io, non un velo di Nutella, ma una bella coperta, perché è peccato di gola se lo facciamo bene. Meglio abbondare con la Nutella. È vero, è talmente buona la Nutella. Comunque vi volevo dire, pensavate che facevamo un'altra ricetta con la Nutella? Allora, abbiamo fatto questa ricetta con la Nutella perché l'altro giorno siamo andati al supermercato e papà, come sempre, trova un'offerta di vasetto con la Nutella, ma questa volta l'ha trovata da 1 chilo. Quindi vediamo un po' quanti dolci usciranno con questo vasetto di Nutella. Come spatola bene, zia Paola. È vero. Si dice spatola? Penso di sì. La torta va farcita calda perché la Nutella con il calore si scioglie e scivola meglio. A questo punto una bella spolverizzata di farina di cocco. Abbonda, abbonda. Metti pure tu, Ok. Paola, aiuta. Ci vediamo a dopo con il finale del video. Ecco qui il nostro dolce pronto. È una torta semplice, abbastanza veloce da preparare, è molto soffice e ottima per la merenda e la colazione. Ciao a tutti e al prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.